Parliamo ora dei triangoli rettangoli e delle relazioni che legano i lati di questi triangoli rettangoli in base al teorema di Pitagora e ai due di Euclide. Allora, per Pitagora noi abbiamo che AC alla seconda più BC alla seconda è uguale ad AB alla seconda. Per il primo di Euclide abbiamo che tracciando l'altezza CH relativa all'ipotenusa, AC alla seconda è uguale ad AB per AH. Per il secondo di Euclide abbiamo che CH alla seconda è uguale ad H per HB. Queste uguaglianze tra le grandezze valgono anche per le loro misure. Quindi possiamo, lo scrivo a fianco, questo è Pitagora, questo è il primo di Euclide, questo è il secondo di Euclide. Possiamo anche trovare le formule inverse, quindi per trovare un cateto alla seconda basta fare AB alla seconda, l'ipotenusa meno l'altro cateto alla seconda. Per trovare l'ipotenusa possiamo fare un cateto alla seconda diviso la sua proiezione. Per trovare nel secondo di Euclide una proiezione si può fare l'altezza alla seconda diviso l'altra proiezione. Osserviamo adesso cosa succede se in un triangolo rettangolo ci sono due angoli, uno di 30 e uno di 60 gradi. Allora, il triangolo rettangolo ABC ha un angolo in B di 60 gradi, l'angolo in C ovviamente è di 30. Dimostriamo che questa è metà di un triangolo equilatero. Prolunghiamo AB di un segmento congruente, che chiamo AD, e ovviamente congiungo C con D e ottengo il triangolo CAD, che è rettangolo, che è congruente al triangolo CAB per il primo criterio di congruenza. In particolare abbiamo che il lato CB è congruente al lato CD, che l'angolo D è di 60 gradi e quindi di conseguenza l'angolo in C è di 60 gradi, questo è di 30 gradi. A questo punto quindi possiamo affermare che DBC è un triangolo equilatero. Allora, se conosciamo il lato del triangolo equilatero che corrisponde all'ipotenusa del triangolo rettangolo CAB, per trovare l'altezza utilizziamo il teorema di Pitagora. AD è L mezzi, H uguale radice di L alla seconda meno L mezzi alla seconda, che è uguale a radice di L alla seconda meno L alla seconda quarti, uguale radice di 3 quarti L alla seconda, quindi uguale L mezzi radice di 3. Se invece di avere un triangolo rettangolo con l'angolo di 30 e 60 abbiamo un triangolo rettangolo con un angolo di 45 gradi, otteniamo che questo triangolo è metà di un quadrato. E quindi per trovare BC abbiamo che BC è uguale alla radice quadrata di L alla seconda più L alla seconda. Quindi è radice quadrata di 2L alla seconda, quindi L radice di 2. Grazie.